Siamo per le vie di Bari, siamo con due signori, mancano pochissime ore a Bari Foggia. Le vostre emozioni, i vostri pronostici in vista di questo derby? È sempre una cosa emozionante, cioè vedere Bari Foggia in Serie C, con la speranza che il Bari venga. Prima di tutto spero che sia una bella partita. Dobbiamo dire, se vince il Bari sono contento perché sono di Bari. 2-0 per il Bari. Il 3-1 per il Bari. Ma secondo me il Bari ha più chance di poter vincere perché è più squadra ed è ovviamente adesso è nella serie positiva. Poi il pallone è quello che è tondo. Magari ci sarà un bello spettacolo, si vedrà sicuramente. Secondo lei è giusto che è stata vietata la trasferta ai tifosi dal Foggia? Vabbè, non è da oggi, sono anni. Purtroppo i tifosi sono così. Prima no, quando andavamo allo stadio noi, non c'era la curva per l'ultras. Noi tutti in mischia stavamo quando andavamo noi allo stadio, in trasferta. Adesso è diverso. Per me non è giusto che venga vietata la trasferta dei foggiani, né foggiani né leccesi, perché la Puglia è una grande regione, stiamo veramente messi bene, quindi devono andare tutti allo stadio, vedere le partite, divertirsi e senza litigare. Forza Puglia, non forza Bari, forza Foggia, forza Puglia. Stasera facevo una riflessione su quelli che anche nella storia del calcio sono i cosiddetti corsi e ricorsi storici. Dopo 30 anni si è ripetuto un fenomeno di cui accettavo prima, ovvero la corsa al biglietto. Era la stagione di Serie A 91-92, nel marzo del 92, se non ricordo, doveva essere il 29 marzo del 92, il Foggia venne a vincere a Bari per 3-1. E fu una vigilia molto movimentata dal punto di vista della corsa al biglietto, perché all'epoca si parlava già di Zeemanlandia, di questa compagine rossonera che regalava del bel gioco in tutti i campi della Serie A. E io ho un ricordo perché purtroppo quella partita non la potetti visionare in quanto ero appena stato arruolato nel servizio militare di leva. E però io ricordo i giorni che precedettero quella partita. Parliamo praticamente di 30 anni fa, 1991-92 come Serie A, 2021-2022, la storia si ripete ai botteghini. Sia pure in un formato ridotto rispetto al passato, perché quella domenica, da quello che ricordo anche attraverso le immagini televisive, non vi furono le limitazioni alla tifoseria ospite, alla tifoseria foggiana. No, qual è Bari? Hai un accento non propriamente barese, non sei di qui? No, sono di Ascoli Sarteno, provincia di Foggia, la città dei grifoni. Perfetto, quindi mercoledì che ci sarà Bari Foggia, ti farai Foggia. È ovvio, forza Foggia, un Foggia in un squadro. Quindi nel caso di un gol di Curcio e di una vittoria del Foggia esulterai nonostante sei a Bari. È ovvio che dobbiamo esultare, ce la vediamo sulla Rai e se il Foggia vince scendiamo dal condominio e iniziamo a urlare pure a chi non sono ben ubarisi.